Vista così sembra la catena per chiudere una bicicletta o al massimo il collare per portare a spasso il cane. Invece questo oggetto ha una storia ben più lunga e soprattutto dolorosa legato alle diserzioni della Grande Guerra. Queste sono le manette che usavano i carabinieri reali, diciamo, perché quando dovevano catturare qualche prigioniero poi avvolgevano i due polsi dentro in queste manette con gli occhi e poi ci mettevano anche un lucchetto che facevano il giro attorno ai polsi. E a guardare bene queste manette in dotazione ai carabinieri del re, questo ferro intrecciato in maglie strette che formano una catena con due occhielli, difficilmente ci fanno pensare alle manette cromate a scatto dei tanti telefilm americani o i veri e propri ferri con i polsi bloccati da barre avvitate su tondini piegate a U. Ma è la praticità della guerra ad aver inventato questi strumenti di poco ingombro, ma di estrema praticità per rendere inoffensivi non tanto i prigionieri di guerra nemici, ma i nostri prigionieri. Servivano per portare via qualche soldato che aveva commesso qualcosa di grosso, specialmente se era un disertore. Lo trovate sotto la tofana, sempre al campetto, diciamo, ex campetto militare di Vervey. Chissà quanti polsi avranno stretto queste manette dei carabinieri del re e soprattutto se saranno rimaste lì tra le montagne mute testimoni dell'ultima fucilazione. Se le hanno usate, molto probabilmente i disertori venivano fucilati e c'era poco da fare. Quello di sicuro. E cosa le fa pensare tenendo in mano queste manette? Fa pensare che comunque nella vita le cose vadano come vadano, bisogna essere, diciamo così, onesti, fare il proprio dovere. Ennesima testimonianza della barbarie della guerra, dove il tentativo di fuga dalla disperazione delle trincee si pagava con la vita, nell'eterno dubbio se fosse più folle correre contro la morte lasciando la trincea verso il nemico o farsi inseguire dalla stessa cercando di scappare al plotone di esecuzione. Due facce di un orrore durato quattro lunghi anni.